Allora, sapevamo che andare a Reggio sarebbe stata una partita difficile per come loro giocavano, perché comunque agonisticamente parlando, cioè loro giocano solo le partite in modo agonistico, non è che giocano un bel calcio. Quindi è stato un peccato per come abbiamo perso, perché comunque per due episodi brutti, e il primo, vabbè, colpa dell'arbitro, secondo me era netto. Vabbè, siamo tornati venerdì che sapevamo che andavamo incontro a una partita molto difficile, però si è subito visto nell'aria che è come se la partita di Reggio Calabria non ci fosse stata, nel senso l'umore era sempre alto e quindi per fortuna siamo riusciti a portare a casa una partita fondamentale per tutti. Punti preziosissimi. A questo punto, continuare a parlare di salvezza penso che sia riduttivo, insomma, l'obiettivo si sposta, no? Noi dobbiamo continuare a fare quello che stiamo facendo. Pensare a ogni partita come fosse l'ultima e pensare di poterla vincere, perché come abbiamo cercato di battere ogni squadra finora, sappiamo che possiamo farlo con tutte. Fatto sta che ora arriva la Paganese, comunque non dobbiamo sottovalutarla, perché sicuramente noi con le squadre messe peggio di noi non è che abbiamo fatto chissà cosa in questo campionato. Anzi, abbiamo perso più punti secondo me con le squadre che stanno sotto che quelle che stanno sopra. Trovi una motivazione per questo aspetto. Non penso che sia il fatto che le sottovalutiamo, penso sia solo un fatto che magari nel girone d'andata noi provavamo a giocare molto a calcio, infatti creavamo tanto, però loro erano bravi a chiudersi e quindi giocavano un calcio che a noi era difficile da incontrare, da affrontare, e secondo me è stato l'unico motivo. Non è stato un motivo di psicologico, di pensare che abbiamo sottovalutato avversari, perché secondo me non è mai stato. A partire dall'Akragas, ma anche Fondi, tutte queste. Quindi La situazione è che però questo girone di ritorno si è decisamente capovolta, cioè facendo la classifica del solo girone di ritorno, addirittura la seconda a meno un punto dal Trapani, è aumentata sicuramente la fiducia intorno alla squadra. E a proposito di te, personalmente, ne parlavamo già l'altra volta, individuando nella posizione di difesa uno dei motivi, ma sicuramente è cresciuta anche la tua autostima, no? sicuramente, penso che, a parte la mia autostima, ma penso che sia cresciuta l'autostima di tutta questa squadra, perché stiamo facendo cose che all'inizio, per come si era messo il campionato, era impossibile che pensassero qualcuno che potevamo fare questo. Quindi sì, la mia autostima è cresciuta molto e sono molto contento di quello che sto facendo. Fatto sta che non dobbiamo pensare che quello che abbiamo fatto sia qualcosa perché mancano 5 partite, 6. Quindi non abbiamo fatto niente e se ci dobbiamo porre un obiettivo non dobbiamo neanche porcelo perché sappiamo che non abbiamo fatto niente, quindi dobbiamo continuare su questa strada e pensare a ogni partita. Secondo me non è giusto pensare di arrivare ai playoff perché ci ricordiamo che abbiamo fatto 6 sconfitte consecutive il girone d'andata e quindi abbiamo mangiato tanti punti, ci siamo lasciati indietro tanti punti. E ora quello che stiamo facendo è buono, ma non possiamo pensare di aver fatto qualcosa, secondo me. E dobbiamo continuare così. Tornando alla partita di sabato prossimo, a parte il discorso sul fatto che la casa con le cosiddette le mani piccole ha avuto più di una difficoltà, domenica e sabato incontreremo una squadra che è reduce da una brutta batosta, in effetti. Forse è un motivo in più anche per preoccuparsi, perché magari c'è il timore che la voglia di rivalsa della Paganese possa andare oltre. Sì, secondo me sarà molto difficile perché loro sono in un momento critico, non solo nelle ultime partite ma anche in campionato, quindi sarà una partita molto chiusa. Loro secondo me aspetteranno tanto, ci aspetteranno tanto nel senso che saranno molto compatti, giocheranno tutti sotto la linea della palla. Aver preso 6 gol la partita prima sicuramente ti fa stare molto più cauto, quindi dobbiamo stare Quindi magari attenti. ecco, ti aspetti una Paganese che nonostante giocasse in casa con una tattica più apprendista, Secondo me cioè. sì, perché comunque loro, ora non so prima di Catania cosa abbiano fatto, però in classifica non Ha messo in stanno. casa con Siracusa. Quindi
sarebbe una sconfitta o comunque un punto, una sconfitta che per loro peserebbe molto. Oltretutto poi si giocherà senza l'apporto del vostro pubblico, peccato. Sì, ho letto, però io ero qua anche l'anno scorso, mi ricordo cosa successe. Anche noi giocatori uscimmo dal campo, mi ricordo, col pullman tutto a luci spente, scortati da 5-6 camionette di polizia. È un peccato perché comunque anche domenica ci sono stati d'aiuto. E nelle ultime partite, le ultime uscite, sia in casa che fuori, sono sempre venuti a sostenerci. E è stato veramente un peccato questo fatto, però d'altronde non possiamo farci niente, né noi né loro, perché comunque ormai è Nessuno può farci passato. nulla di questo. Grazie per Grazie a voi. la domanda. A posto.